Buongiorno a tutte e tutti. I bibliotecari del sistema bibliotecario urbano del Comune di Genova desiderano realizzare alcuni video in occasione della giornata della memoria. Il nostro obiettivo è molto semplice. Da una parte vogliamo che nessuno dimentichi gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e delle persecuzioni razziali, dall'altro desideriamo e auspichiamo che certi eventi non si riproducano mai più, in nessun luogo del mondo, né oggi né domani. Il libro che vorrei presentarvi oggi è Piera Sonnino, Questo è stato, una famiglia italiana nei lager. Il libro racconta la storia degli 8 componenti della famiglia Sonnino, una famiglia ebrea che è stata venduta dai vicini di Corso Gastaldi a Genova per denaro alla realtà fascista. Degli 8 componenti è sopravvissuta appunto solo Piera Sonnino, mentre tutti gli altri sono morti nei campi di concentramento in Polonia e in Germania. Il brano che vorrei leggervi è un brano ambientato in un campo di concentramento e inizia così. Dopo la partenza di Maria Luisa, Bicia cominciò a peggiorare. Piangeva spesso e si lamentava. Andava perdendo le forze a vista d'occhio. I suoi 18 anni parevano essere contratti, quasi accartocciati, come una foglia d'albero staccata già verde nella polvere al sole. Andava divenendo sempre più una creatura senza età, pallida di quel pallore bianco, quasi cartaceo, dei subumani. Era divenuta esile, si muoveva con lentezza, come se ogni gesto le costasse infinita fatica. Fino a quando ci fu Maria Luisa, eravamo in 2 sorelle ad aiutarla, poi rimasi sola. Rimasi sola a trascinarla lungo la strada che conduceva al lavoro, sola a difenderla dalle terribili sorveglianti, sola nel tentativo di evitargli le maggiori fatiche, sola a sforzarmi di trattenere in lei la vita. E anch'io mi scoprivo a compiere il più gesto elementare come se fosse terribilmente complicato e faticoso. Ciò che più mi riusciva di fare era di starle accanto, di non perderla mai di vista. Soffrivo la sera perché dormivamo separate. La sera del 13 gennaio Bice si lamentò più del solito sulla via del ritorno dal lavoro. La dissenteria era continua, inarrestabile, non esisteva posizione che la diminuisse almeno per un attimo, sul lavoro, per la strada, sulla paglia. Quella sera mia sorella, dopo la prima cucchiaiata di broda, ebbe un conato di vomito. Respinse la gamella e andò a gettarsi sul suo putrido giaciglio. Le rimasi vicina fino a quando gli ungheresi non mi ordinarono di filare via. Avevo intenzione di rimanere desta per udire se Bicia si lamentava, ma ero così spossata che caddi subito in un sonno profondo. All'alba, come al solito, le sorveglianti ci destarono urlando e agitando i bastoni. Accorsi presso Bicia. Aveva gli occhi aperti e fissava il soffitto. Ebbi la sensazione che non avesse dormito. Tentai di sollevarla perché si alzasse. Bice cercò di agevolare il mio sforzo, ma ricadde pesantemente. La spronai. Fu inutile. Corsi così, disperata via, dalla stalla. Una sorvegliante mosse minacciosamente il bastone verso di me. Piangevo e gridavo per farle comprendere che Bice stava troppo male per poter lavorare quel giorno. La sorvegliante si gettò su di me come una furia. La nostra storia di sopravvissute alla Shoah. Andra e Tatiana Bucci, noi bambine ad Auschwitz. La mamma ci tiene stretta a lei. Non vediamo Sergio.
forse stato già separato dalla zia e messo nella fila degli uomini? Forse no. Noi siamo avvinghiate alla mamma e con lei percorriamo la lunga strada che ci porta alla sauna, il luogo in cui pochi deportati destinati a essere accolti nel campo vengono tatuati e disinfettati prima di entrare nelle baracche. Alla sauna dobbiamo dare le nostre generalità e subito dopo spogliarci. Siamo nude, noi come le persone adulte, noi due bambine tra sole donne, che ci appaiono tutte bianche e che cercano di coprirsi con le mani. È una situazione incredibile. La paura si mescola allo stupore e all'imbarazzo di vedere la mamma nuda di fronte a noi. Lei ci è sempre accanto, ci precede in ogni passaggio, come per proteggerci. Non c'era mai capitato prima. Ci fanno camminare in fila, in una stanzetta le donne vengono rasate, la mamma perde i suoi capelli, ma noi siamo così terrorizzate e bloccate dalla paura che non ce ne rendiamo neanche bene conto. A noi invece li lasciano. Poi ci vengono dati dei vestiti che non sono i nostri. Soprattutto sono troppo grandi e leggerissimi. Non ci ripareranno mai dal freddo. È questo il momento in cui ci viene fatto il tatuaggio. Veniamo spinte in un vasto stanzone, in fondo alla sala, in cui siamo stipate c'è un tavolino, piccolo come le scrivanie di scuola di un tempo. Ci sono un uomo e una donna seduti. Hanno una specie di pennino, come una vecchia penna di una volta, che intingono nell'inchiostro. La mamma è davanti a noi, con la testa rasata. È lei la prima a essere tatuata, vuole istintivamente proteggerci ancora, capire lei per prima se sarà doloroso. Il suo numero è 76482. Quindi tocca a noi due. Cominciano a tatuarci. Tanti piccoli puntini. Piccole punture di un ago che si infila nelle nostre braccia, segnando un numero che ci accompagnerà per tutta la vita. Spesso ci domandano perché siamo state internate e non siamo state uccise. Subito, con la nonna e la zia Sonia. In fondo era questo il destino di quasi tutti i bambini che arrivavano a Birkenau. Soltanto una piccolissima percentuale, quasi insignificante, è entrata nel campo. Ancora più piccolo è il numero di quelli sopravvissuti. Non abbiamo una risposta univoca. Più probabilmente sia noi che Sergio siamo stati salvati dalla morte immediata nelle camere a gas perché considerati ebrei non puri, figli di un matrimonio misto. Quasi certamente crediamo noi, sarà stata la prontezza della mamma, che durante la selezione sulla rampa può aver insistito a segnalare il ramo cattolico della nostra famiglia, come aveva già fatto alla risiera. Avrà di nuovo reclamato il nostro essere figlie di un cattolico. La mamma non si è mai persa d'animo durante la nostra prigionia. Certamente avrà detto qualcosa per difenderci fin da quel momento. Avrà capito che in pochi istanti si decideva se rimanere vivi o essere eliminati. Spesso ci chiedono perché siamo sopravvissute, perché superammo la selezione o perché non fummo portate via come altri bambini che erano nella nostra stessa baracca. Non conosciamo la risposta. Forse fu semplicemente il caso, forse, ne siamo sempre più convinte, fu anche la determinazione della mamma, le scelte che fece, il coraggio che mostrò, la forza che indirettamente ci trasmise. Presentiamo il brano tratto dall'Amico ritrovato di Fred Ullman, edito da Feltrinelli. Germania, 1933. Due sedicenni frequentano la stessa scuola esclusiva. Uno è figlio di un medico ebreo, l'altro è di ricca famiglia aristocratica. Tra loro nasce un'amicizia del cuore, un'intesa perfetta e magica che sarà spezzata dai fatti della storia. Hans, il ragazzo ebreo, si trasferirà in America, dove inizierà una nuova vita. Poco tempo fa,
mi giunse del tutto inattesa una richiesta di fondi da parte del Carl Alexander Gymnasium, accompagnata da un libretto contenente una lista di nomi per l'erezione di un monumento funebre alla memoria degli allievi caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il mio primo impulso fu quello di buttare tutto nel cestino della carta straccia. Cosa importava a me della loro morte? Non avevo più niente a che fare con loro, proprio niente. Ma alla fine cambiai idea e lessi l'appello. I ragazzi morti o dispersi erano stati ben 400. Seguiva l'elenco dei nomi in ordine alfabetico. Esaminai l'intera lista, saltando a pie pari tutti i nomi che cominciavano per H. E giunto alla fine, scoprì che ben 36 su 46 studenti che componevano la mia classe avevano perso la vita per il regno dei 1000 anni. Lavoricchiai, feci qualche telefonata, dettai un paio di lettere, senza riuscire a buttare via l'appello, né a trovare il coraggio di cercare l'unico nome che mi ossessionava. Afferrai l'opuscolo con l'intenzione di stracciarlo, ma all'ultimo momento mi trattenni. Facendomi forza, quasi tremando, lo aprii alla lettera H e lessi: Von Hoeffels Corradin, implicato nel complotto per uccidere Hitler. Giustiziato.